Ciao a tutti amici del Tech delle 5, benvenuti in una nuova puntata e noi come al solito salutiamo il nostro buon Giuseppe Tripodi. Come stai, Giuseppe? Ciao Vezio, che bello sentir parlare te, introdurre te. Io sto bene. Sono appena tornato dalla passeggiata col cane. Sono tranquillo perché sta conduzione di puntata te la vedi tu, quindi sono Una tranquillo, sono volta felice. tanto. Ma Esatto. spieghiamo un pochino, un attimo perché questa sceneggiata subito appena inizio puntata, perché sono settimane, se non mesi, da quando è iniziato il podcast che io dico a Giuseppe: Giuseppe, ma qui noi parliamo sempre dei fatti nostri e delle cose che ci interessano e non parliamo mai di quello che interessa a te. Quindi oggi finalmente facciamo una puntata su una cosa che interessa a Giuseppe e Ole. incredibilmente, sapete che cosa ha scelto? Dillo tu. No, io non, cioè, non voglio raccontare subito cosa ho scelto, ma Va voglio bene. dire che parlerò del mio social network preferito. Ok, no spoiler. No spoiler. Prima dello spoiler, Vai, vai, allora esatto. facciamo come fanno i presentatori bravi. Vi raccomando di seguirci su Twitch, qui in diretta con il nostro canale Smart World It, su YouTube al nostro canale Android World X Smart Word, non ho mai capito come si chiama davvero. Cross. Ovviamente su tutte le piattaforme di podcast ce ne sono mille mila, ma la più importante, che non è vero, ma noi, per noi è la più importante perché è l'unica dove ci potete e ci dovete lasciare le recensioni, è Apple Podcast. Apple Podcast, mi raccomando, lasciateci le recensioni, noi le leggeremo, sia quelle belle, sia quelle brutte, lasciatecele sia se vi piacciamo, sia che non vi piacciamo, diteci perché però, perché almeno sappiamo il motivo. E infine, se volete proprio farvi i fatti nostri, ci potete seguire sul canale Telegram Smart World Live e sul gruppo chiuso di Facebook Smart World, anzi sì, Smart World Family Official. Ho detto Bravo, tutto? Sono stato hai detto bravo? tutto. Se non avessi Ok. avuto quest'ultima pecca sul nome del gruppo Facebook, eri promosso Perché il con gruppo 10. Facebook c'ha... è strano. Ti do un 8 meno, dai, un 8 meno Vabbè, dai, come mi accontento. presentazione. Mi accontento. Senti, io allora ti dicevo, volevo parlare del mio social network preferito e Rullo di tamburi. quindi avevo chiesto nelle stories su Instagram, miglior social network ai nostri lettori, a chi ci segue su Instagram, e non ci ha beccato nessuno. Qual è il miglior social Vabbè, ma network? Eh no, però era scontato, secondo me. c'erano un po' di YouTube, un po' di Twitter, un po' di Instagram. Allora, premesso che Twitter è l'amore cioè, nel senso, è quello che forse che apro più spesso, o quasi, perché mi seguo quello che dice la gente, i politici, i giornalisti, eccetera. Il social network preferito, che è secondo me assolutamente il migliore proprio per come è fatto, è Reddit, ragazzi. Reddit è la cosa più bella che tutti i nerd, non solo i nerd, in realtà tutte le persone che hanno una passione verso qualsiasi argomento dovrebbero seguire. Tu lo utilizzi Reddit, Vezio? Io lo utilizzo abbastanza poco, nel senso che sono iscritto da anni, che sono talmente tanti anni che neanche me li ricordo più quanti sono, però lo utilizzo più a livello ausiliario, nel senso quando mi serve qualcosa o quando voglio sapere qualcosa, solitamente un giretto su Reddit me lo faccio, soprattutto anche per videogiochi, cose particolari legate a film, serie TV, non si sa perché, ma su Reddit incredibilmente ci sono, e su C'è altri tutto. social no, infatti. E quindi Reddit per questo, proprio per questa funzione specifica, mi intriga molto. Però non lo seguo dal punto di vista della costanza, cioè io non apro quasi mai direttamente Reddit e vado a vedere che cosa è successo su Reddit, come invece faccio sugli altri social. Quindi per me è un utilizzo molto asincrono. Quando mi serve qualcosa di specifico, vado a cercarla su Reddit, ma Reddit non mi ha ancora preso a tal punto dal dire vado a vedere quello che c'è lì. Ok, beh, io posso dirti che lo utilizzo attivamente, cioè nel senso lo apro almeno un paio di volte al giorno come strumento per informarmi, vedere che succede di bello nel mondo, ma lurco moltissimo, cioè sono poco Ok, attivo spiega che in. cos'è lurking. Esatto, il verbo lurcare
vuol dire seguire delle community in maniera passiva, quindi leggere ma interagire poco tendenzialmente, quindi scrivo poco ma leggo moltissimo. Io volevo farti però una domanda per iniziare, perché noi stiamo parlando di un social, che tra l'altro social tra virgolette secondo me, che come hai dimostrato con le risposte alla domanda su Instagram, è poco conosciuto o comunque poco considerato. Quindi io ti volevo chiedere, dovessi spiegare Reddit a una persona che non l'ha mai sentito nominare, in pochissimo ovviamente, come lo faresti? Cosa gli diresti? Allora, Reddit è questa piattaforma, perché sono d'accordo con te che definirlo social è quasi al limite, è questa piattaforma gigantesca che dovete immaginare come un gigantesco forum degli anni 90, tendenzialmente, diviso in tante infinite comunità. Quindi voi immaginate questo forum enorme, diviso in tantissimi sottoforum che si chiamano subreddit, che sono appunto organizzati per aree tematiche tendenzialmente. Quindi non lo so, c'è quello per Apple, quello per Android, parlando di tecnologia, ma c'è quello di Italy, che è dedicato agli utenti italiani, c'è Europe, in cui si chiacchiera di tutti i paesi dell'Unione Europea, quindi quello che succede in Europa, c'è Ask Science, dove potete chiedere domande relative alla scienza e gente esperta in quella materia vi risponde. Sto scorrendo la lista dei subreddit a cui sono iscritto, e cioè, nel senso, sono infiniti. Sono infiniti, sì. Cioè, e questa è la cosa che mi piace tantissimo, è che c'è veramente, veramente di tutto. Cioè, se giocate a Overwatch, c'avete Overwatch University, in cui gli esperti vi dicono come fare come giocare bene su Overwatch. Se volete seguire linguistica, c'è il subreddit Linguistics. Se vi interessano le tastiere meccaniche, c'è il subreddit sulle tastiere meccaniche. C'è veramente di tutto. Non mi dire che sei iscritto anche a quello. Sì, ma per sbaglio. No. Nel senso, allora, che seriamente, quali sono quelli che segui di più? I canali seguo molto... giorno li apri, o comunque spesso li apri e vedi che cosa è successo. No, allora, io seguo molto la home, dove ti fa un mix dei subreddit, dei topic più votati per ogni subreddit, perché, finisco il discorso di prima, per ogni subreddit, quindi per ogni sezione, diciamo così, di Reddit, ci sono dei thread, quindi delle discussioni, che vengono organizzate a seconda dei voti degli utenti, perché una delle cose che mi piace moltissimo, e poi ci torniamo tra un attimo perché è una delle cose su cui voglio puntare, è che tendenzialmente la visibilità dei contenuti su Reddit è molto molto basata su upvote e downvote, quindi i contenuti più upvotati, cioè più approvati dagli utenti, guadagnano visibilità, quelli più downvotati, quindi più pollice verso dagli utenti, perdono visibilità. Quindi io tendenzialmente apro la home e guardo cosa succede nel mondo su tutti i subreddit a cui sono iscritto. Quelli che apro attivamente, nel senso che frequento, sono Italy, perché comunque ormai su Italy c'è tipo una grande famiglia di persone che si vogliono bene e si odiano, a seconda di chi incontri. Li conoscete tutti. Sì, cioè io adesso sono un po', ti ripeto, lurco da un po' di tempo. Negli anni in cui ci lo utilizzavo attivamente, veramente ci si conosceva molto, e poi comunque io su Italy e su vari spin-off di Italy ho incontrato delle persone che considero amici, anche abbastanza cari, che ho iniziato a conoscere nella vita vera, quindi, cioè, nel senso, è stato proprio uno strumento per conoscere bella gente, perché Reddit tendenzialmente è un posto in cui secondo me c'è bella gente. Poi frequento Europe perché comunque mi interessa molto sapere la prospettiva delle varie persone su quello che succede all'interno dell'Unione Europea. Per lavoro frequento Apple e Android. Uno dei miei subreddit preferiti in assoluto è ATBGE, che sta per Awful Taste But Great Execution, quindi gusto terribile ma esecuzione fantastica, e ci sono tutte queste immagini di cose oggettivamente brutte, cioè fatte, però fatte molto bene. Tipo adesso l'ho aperto, c'ho davanti una tizia che si è fatta un vestito e un ombrellino, tutto fatto di bustine di Doritos, delle patatine Doritos. E ci sono tutte queste cose che sono... Una gamer.
Può essere. Ci sono tutte queste cose, cioè, tipo, dal gusto terribile, ma fatte benissimo. Mi piacciono molto i vari ask, quindi ask science, dove chiedere le cose. Sono curiosità, quindi, anche. Sì, curiosità, ma anche molto, tipo, cose che non mi so spiegare, quindi lo chiedo a chi è più esperto di me. C'è un subreddit bellissimo che si chiama No Stupid Questions, in cui tu puoi chiedere qualsiasi cosa senza essere giudicato, perché non ci sono domande stupide, tutte le curiosità sono legittime. E secondo poi... me ti stai dimenticando tutta una fascia di Reddit che devi citare per forza, ovvero i meme. Eh sì, è cioè vero. Sono una marea su tutto, sì, su qualsiasi argomento. Sì. Assolutamente, c'è anche la banca del meme, che è una roba italiana in cui tu posti i tuoi meme e la gente investe una valuta finta, ovviamente, e in base a come va quel meme, con upvote e downvote, guadagni o perdi punti. E poi, per esempio, History Meme è bellissimo, sono tutti meme a sfondo storia, e se vi piace la storia lì trovate delle perle geniali, a parte che ho scoperto degli episodi storici proprio tramite dai gli story meme. Sì, dai meme, perché tu dici di che cosa cavolo stanno parlando, e quindi poi vai a scoprire cosa. Poi l'ultimo subreddit, e poi parliamo d'altro perché non voglio che diventi un elenco di subreddit, uno a cui sono molto molto affezionato è Today I Learned, quindi Oggi ho imparato, che poi è stata l'ispirazione per l'altro mio podcast che si chiama Oggi ho imparato, che è esattamente un omaggio a quel genere di cose. Ma allora io ti voglio chiedere adesso, vai, perché già mi hai fatto una lista infinita, secondo me. Sì. Quanto tempo ci passi su Reddit? No, non tantissimo. Riesci a fare un minimo calcolo? No, allora, tendenzialmente è proprio la classica cosa che apri prima di andare a dormire mentre sei in bagno, sono sincero. Le volte in cui non vuoi leggere attivamente un libro o una rivista, apri Reddit e ti leggi quello che succede. Secondo me ci passerò un'oretta al giorno, dai, non tantissimo. Perché comunque... No, quindi, più o meno rispetto a Instagram, a Facebook, a TikTok, non so, TikTok... No, te lo dico rispetto... Rispetto a Instagram e Facebook sicuramente di più, perché su Instagram tendenzialmente guardo solo le storie e solo degli amici che mi interessa sapere cosa succede nella loro vita, Facebook poco e niente, TikTok zero, direi sicuramente quello che consulto più spesso insieme a Twitter per motivi diversi. Twitter per seguire le persone, le personalità meglio che mi interessano, Reddit per sapere cosa succede di nuovo e di bello nel mondo, perché la cosa bella di Reddit è che ci sono tanti subreddit che, sai, ti rimettono in pace col mondo, cioè tipo ti dici c'è qualcosa di bello ancora nel mondo. Per cui vale la pena vivere, bravo. C'è un subreddit che si chiama Human Being Bros, che sono tutte video tendenzialmente di esseri umani che fanno cose belle, è molto bello. Vai. Carino, lo userò come motivation all'antico. Esatto. No, ma io volevo sapere, più che altro l'impressione che mi dai è che su Instagram, su Twitter, su Facebook, su YouTube seguiamo le persone, seguiamo quello che fa una certa persona, quello che dice, come lo dice anche. Su Reddit mi sembra di capire che sia più importante l'argomento. Assolutamente. Cioè, tu segui un argomento, segui quello che succede per quell'argomento specifico. Assolutamente sì, infatti al netto che di recente hanno aggiunto la possibilità di seguire le persone, ma è una roba che non si calcola nessuno, la cosa bella di Reddit è che chi parla, chi scrive, è quasi tendenzialmente invisibile, cioè hanno aggiunto gli avatar e la personalizzazione del profilo tipo un anno fa, ma la verità è che la maggior parte delle persone non hanno neanche un avatar, me compreso. Quindi tu sei identificato esclusivamente da uno username, che nessuno si calcola, in questa schermata assolutamente vecchio stile, proprio anche un po' ostica. Infatti quello che tutti dicono, che sia, quello che chi si avvicina a Reddit dice che è proprio ostico da un punto di vista estetico, perché è quasi esclusivamente testo molto spesso. Però sì, è proprio il discorso è proprio che segui gli argomenti e non le persone. È il motivo per cui ti dicevo che a me piace molto rispetto agli altri social network,
e che secondo me è davvero l'unico posto, o quasi, no, direi anche davvero l'unico, che valorizza la discussione, cioè nel senso che non è fatto per esaltare una persona o per far risaltare le opinioni più impopolari, quelle più contraddittorie, perché per esempio Facebook, sappiamo tutti che l'algoritmo premia tutto ciò che riceve molti like, ma soprattutto tutto ciò che è controverso. Cioè il motivo per cui voi vi trovate le pagine dei complottisti o i commenti degli antivaccinisti e così via è perché Facebook crea engagement da quello che è più controverso, quindi da quello che viene più commentato, che ha più interazioni anche negative e così via. E dietro c'è un algoritmo che, ok, è parzialmente intellegibile, ma è tendenzialmente segreto. Ora, sicuramente anche su Reddit c'è un algoritmo che regola cosa si vede di più e cosa si vede di meno. Ma la cosa molto bella è che tendenzialmente su Reddit i thread e i post più visti sono semplicemente quelli che sono più apprezzati dagli utenti che stanno partecipando alla discussione. Quindi cosa succede? Che se io adesso apro Europe, per esempio, vedrò che, adesso lo faccio in tempo reale, vedrò per esempio che il thread più votato è una curiosità su un fisico greco che nell'83 ha inventato il pap test, ok? È una cosa assolutamente che non avrei mai immaginato, non avrei saputo, vuol dire che c'è tanta gente che ha apprezzato questo contenuto e l'ha votato. E questo genere di contenuti, il fatto che comunque tu vedi quello che viene apprezzato dalle altre persone, che tendenzialmente non sono troll, cioè meglio, ci sono tanti troll su Reddit, però le community tendenzialmente sono molto autoregolate. Ci sono i moderatori, ovviamente, che moderano appunto le community, tendenzialmente Reddit è un posto fatto per la maggior parte dei subreddit da persone alle quali piace discutere, cioè alle quali piace proprio mettersi in gioco e dialogare. E io su Italy o su altri subreddit ci ho fatto delle discussioni anche importanti con gente che aveva opinioni diametralmente opposte alle mie, ma con le quali ci siamo risposti a suon di papelli da mille parole. Ed è stato comunque una cosa che mi ha arricchito, cioè comunque è stato come fare una discussione con delle persone al bar, però discussioni serie, cioè fatte costruite bene, non come su Facebook un insulto gratuito e così via. Quindi questo è il motivo tendenzialmente. La differenza quindi è proprio quella che Reddit è un luogo in cui si può discutere con raziocinio, con delle argomentazioni, mentre normalmente sui social questo non avviene. Esattamente. Sui social ci sono due schieramenti e quello della parte avversa deve per forza insultarti e tu devi rispondere con insulti. Esattamente, esattamente questo. Cioè su Reddit, secondo me, al netto che ovviamente la polarità c'è sempre perché è insita nell'essere umano, però tendenzialmente secondo me viene favorito il dialogo, anche perché c'è tutta una serie di, come dire, di livelli di discussione, no? Cioè nel senso, a differenza di Facebook, dove i commenti sono più o meno tutti allo stesso livello, quindi se io scrivo A, tu mi rispondi B, e un altro risponde C, ma sta rispondendo all'utente B, su Facebook è tendenzialmente tutto un elenco allo stesso livello, mentre su Reddit c'è una... un'indentazione, ecco, non mi veniva come il termine tecnico, che quindi sposta il commento più o meno a destra per far capire a chi sta rispondendo quell'utente. E questo permette di creare delle vere e proprie discussioni. Cioè, se io ti dico il cielo è blu e tu mi dici il cielo è verde, e una prima o terza persona che vuole rispondere a chi ha detto il cielo è verde dicendogli sei uno scemo, il cielo è blu, il commento è palese a chi sarà riferito. Non è una questione come su Facebook, che poi tu devi andare a dire no, ma io stavo dicendo quest'altra cosa. Cioè, è tutto molto più... Esatto. È tutto molto più comprensibile da un punto di vista di discussione. Infatti, in chat ci dice il buon Sintan, mm-hmm, che lui non capisce
come mai Reddit è diretto verso le discussioni, ma paradossalmente è meno tossico di molti altri? Secondo me la risposta l'hai più o meno già data, cioè sia per la struttura in sé, ma anche per quello che dicevi all'inizio, ovvero che c'è gente bella, o comunque più bella rispetto a quella degli altri social. Questa è l'idea che mi sono fatto anch'io. Sì, tendenzialmente secondo me è questo, nel senso, allora, è meno tossico di Twitter perché su Twitter il dover scrivere dei commenti brevi ti porta per forza di cose a semplificare il tuo pensiero e quindi a risultare necessariamente un po' ostico, cioè se io e te stiamo discutendo di un argomento e abbiamo delle opinioni diverse, esprimerle in 280 caratteri è difficile. Su Reddit puoi scrivere davvero i trattati che va bene. E poi il fatto che appunto è tendenzialmente frequentato da persone che sono aperte proprio al dialogo, secondo me è proprio una forma mentis, perché per il fatto che, come dicevamo prima, è difficile da approcciare, perché comunque l'interfaccia grafica proprio è complessa, non è favorita da immagini, da contenuti catchy, eccetera, quindi tendenzialmente tu devi proprio volerlo frequentare Reddit e tutti i vari subreddit. Ti devi sforzare, la grafica brutta. Sì, ti devi sforzare, proprio quello è il fatto. Infatti, cioè, se tu parli con un qualsiasi utente Reddit ti dirà no, era meglio prima, quando c'era ancora meno grafica, quando era ancora più testuale, perché... Nel mondo dominato dall'immagine, no? Nella società dell'immagine, un post in cui il testo, proprio la parola, il potere della parola sia così forte... È comunque una cosa, da una parte, eccezionale e dall'altra molto molto bella da difendere per tanti versi. Io penso che Reddit, ad esempio, come dicevo all'inizio, riesca a difendere delle nicchie che su altri social network non potrebbero esistere, perché alcuni gruppi, alcuni subreddit sono talmente tanto specifici su una cosa piccolissima che interessa solo a 100 persone in tutto il mondo, che sì, probabilmente non potrebbe veramente trovare spazio da nessun'altra parte, se non, ma molto difficilmente, con un gruppo Facebook chiuso, sì, che poi se lo lasci aperto non sai mai che cosa succede. Invece su Reddit questa cosa esiste, questa cosa riesce a essere fruttuosa, perché chi vuole discutere di quell'argomento va lì, sa che può andare lì, sa che trova persone che lo capiscono e possono magari aiutarlo, possono semplicemente condividere l'amore per una certa per una certa argomentazione, e quindi questo è la sua l'eccezionalità di Reddit, che secondo me gli fa guadagnare quei punti che molti altri social non riescono a guadagnare. Assolutamente. Per farti un esempio concreto su quello di cui tu stai dicendo, un subreddit di cui io ho parlato spesso, cioè non spesso, però di cui ho parlato a persone che ne avevano bisogno, per farti capire quanto si va nello specifico, è Raised by Narcissist, che è un subreddit di persone cresciute da genitori narcisisti a livello patologico, che quindi si sono resi conto a un certo punto che avevano dei problemi nella loro vita perché i loro genitori avevano dei problemi da un punto di vista proprio di psicologia, cioè da un punto di vista mentale serio. E quindi lì ci sono delle persone che si confrontano su come l'essere cresciuti da genitori narcisisti da un punto di vista patologico, ripeto, abbia influito sulla loro vita. E questo è uno dei mille subreddit, anche da un punto di vista di supporto emotivo, supporto psicologico, sì, che si possono trovare. Ed è bellissimo, perché cioè, una roba del genere è comunque, cioè nel senso, è questo subreddit, per quanto super di nicchia, per quanto estremamente settoriale, ha i suoi 690.000 membri, che a livello mondiale sono zero, perché è una nicchia appunto super specifica, ma trovare 690.000 persone che hanno il tuo stesso problema è importante. E che ne discutono, esatto. Quindi, se dovessi dare un motivo per iscriversi a Reddit oggi, adesso uno finisce di ascoltare il nostro podcast e si deve iscrivere a Reddit, perché? Allora, due motivi. Il primo sono gli Ask Me Anything, che è un altro subreddit, ma anche un format in generale, in cui tendenzialmente gli utenti chiedono qualsiasi cosa, come suggerisce il nome Ask Me Anything,
a delle persone, e questo qui ne sto parlando semplicemente perché c'è stato un Ask Me Anything anche di Smart World nel lontano, aspetta che cerco, 2017, il 3 febbraio del 2017, se cercate Ask Me Anything Smart World lo trovate su Italy Informatica all'epoca, e quindi questo è uno. E il secondo motivo è perché davvero, qualsiasi sia il vostro interesse, con un minimo di ricerca vi accorgerete che ci sono delle persone che lo condividono e con le quali potete chiacchierare di qualsiasi cosa vi interessi. Ed è incredibile, cioè è bellissimo. Quando recensisco i prodotti, una delle cose che faccio è vedere se ne hanno parlato nei vari subreddit di audiofili. Non lo so, quando giocavo Overwatch andavo a vedermi le cose su Overwatch. E poi ci sono un sacco di subreddit demenziali che mi fanno impazzire, che sono fattissimi. La domanda era fatta per una risposta specifica ed era perché ci sono i meme. Perché ci sono quella i meme. È la vera risposta. Anche quindi, questo è vero. Con questa stupidaggine, secondo me, possiamo chiudere. Come siamo andati, secondo te? Siamo andati benissimo, io mi sono divertito a parlare, ma tu secondo me potrai condurre più spesso se vuoi. Quando servirà ci sarò, come al solito tra l'altro. Esatto. Allora cari amici, mi raccomando, se vi è piaciuta la puntata lasciateci le recensioni su Apple Podcast, seguiteci su tutte le miliardi di piattaforme che abbiamo e voleteci tanto bene. Noi chiudiamo qui, un ringraziamento a Giuseppe e ci sentiamo alla prossima puntata domani con Giorgio. Ciao a tutti e grazie. Ciao a tutti.